College Orlando e Fly Family sono due realtà molto importanti. Fly Family è sotto l'ombrello di College Orlando, ma sono due offerte utili a livello sociale. Ci può spiegare perché? Allora, sono due realtà che fanno servizio per i bambini da 0 a 6 anni, perché praticamente c'è l'organizzazione Nido 0-3 anni e poi Scuola dell'Infanzia 3-6 anni, per cui offriamo un percorso di crescita ai bambini che iniziano con noi e quindi vanno avanti fino all'età dei 6 anni, fino all'approccio con la scuola primaria. College Orlando esiste da 25 anni sul territorio e si è sempre differenziata per la sua proposta innovativa, che è riconosciuta a livello nazionale anche dal Ministero della Pubblica Istruzione. Tanto è vero che con i lavori del College Orlando sono state scritte e pubblicate delle guide didattiche rivolte alle insegnanti di scuola dell'infanzia. Fly Family è una nuova creatura, è l'unico asilo nido in suolo aeroportuale a livello europeo ed è l'asilo nido più grande dell'Italia meridionale, il più tecnologico, il più innovativo, ed è stato creato appositamente dalla Aeroporti di Puglia in collaborazione con la Regione Puglia, per cui è un'eccellenza tutta pugliese. La differenza spesso quando si parla di scuole private è che una scuola privata può offrire una proposta educativa differenziata, ma anche tempi più favorevoli alla vita delle mamme e dei papà che lavorano. Decisamente sì, perché noi nella nostra organizzazione teniamo conto principalmente di questo, di quello che ci arriva come richiesta dalle famiglie, per cui andiamo incontro alle esigenze di flessibilità oraria totale. Noi apriamo alle 7:30 del mattino fino alle 17:30 o 18 quando ce lo chiedono. Siamo aperti ininterrottamente, andando incontro anche alle mamme che fanno orari a turni e quindi hanno bisogno di lasciare i bambini a metà giornata, solo nel pomeriggio, solo nella mattina. I bambini qua nella notte di Bianca di cittadeibimbi.it hanno la possibilità, grazie al College Orlando, di fare tante attività e sono molto attraenti per i bambini. Certamente sì, abbiamo portato qui quello che è il nostro sistema educativo, i laboratori. Noi lavoriamo per laboratori perché i bambini essenzialmente apprendono attraverso il fare, per cui rifacendoci al tema dell'alimentazione, quest'anno chiaramente con l'Expo molto frequentato, abbiamo organizzato nell'ambito di questo spazio tanti laboratori da destinare appunto all'alimentazione, per cui ci sono i colori fatti naturalmente con le verdure, con la frutta, l'elaborazione diretta quindi con la farina, con i prodotti tipici, la semina, l'elaborazione con i prodotti naturali, con la frutta e fino all'elaborazione artistica con frutta fresca, la pasta, i legumi e quant'altro. Quindi abbiamo creato, come il nostro sistema educativo vuole, il nostro sistema organizzativo vuole, tanti angoli laboratori dove i bambini hanno la facoltà di girare come vogliono e di essere interessati all'offerta che trovano. Quanto è importante per un bambino crescere in un contesto creativo? Tantissimo, è fondamentale, perché è chiaro che non si parte dal bambino che deve essere riempito con dei contenuti che vengono trasmessi dall'insegnante, no, il bambino ha in sé già tutte le capacità per apprendere, c'è solo da stimolarlo in maniera adeguata, da far sì che lui trovi in se stesso l'approccio sistemico alla conoscenza, ed è questo il nostro sistema di lavoro. È aiutare il bambino con stimoli differenziati a perché lui comprenda qual è il sistema di apprendimento migliore. Noi ci rifacciamo alla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, che ovviamente dice che ogni individuo nasce già con 9 intelligenze diverse e quindi sta proprio nella prima fase dell'infanzia, proprio in questi primi 5 anni alla scuola, il fatto di sollecitare queste intelligenze e creare degli apporti significativi perché il bambino apprenda qual è il sistema migliore per lui per avvicinarsi ai vari tipi di conoscenza che chiaramente gli vengono offerti.
Quindi un bambino che diventa protagonista, un soggetto che non deve semplicemente assorbire informazioni, ma che deve mettere a frutto la sua personalità in informazioni. L'attore primario è lui l'attore primario, è proprio sviluppare la sua autonomia rispetto all'approccio e la sua identità, perché chiaramente un bambino che, a cui non viene detto è giusto o è sbagliato, a cui non viene detto è male o è bene, ma a cui viene fatta un'offerta e viene incoraggiato nell'approccio sistemico verso questa offerta, quindi è lasciato libero di sbagliare, perché è attraverso lo sbaglio che chiaramente lui apprende, non viene fustigato, anzi lo sbaglio è propedeutico al miglioramento e quindi all'apprendimento successivo. E questo è il sistema che funziona per far sì che il bambino maturi identità, autonomia e competenze.